La nuova Alessandria di Roberto Pruzzo scende con lo spirito giusto sul campo del Como, formazione qualitativamente superiore che i grigi cercano comunque di affrontare a testa alta per più di un'ora. Non hanno giocato una brutta partita, un'idea di gioco si è certamente vista, ma ci sono i soliti limiti difensivi con cui fare i conti. I lariani, tra l'altro, non hanno regalato al proprio pubblico un gran numero di tiri in porta, eccettuati ovviamente i 3 gol, e sull'1-1 sono apparsi anche parecchio nervosi. Pruzzo parte lasciando in panchina Zirafa e schierando Melis e Falco con Scazzola e Serra esterni. Al settimo Scaglia lancia Falco in un corridoio centrale, l'attaccante controlla e in vantaggio su Stellini, ma la conclusione passa alta sull'incrocio dei pali. Al 19° punizione sulla tre quarti di destra, batte Melis sul secondo palo, Brunner respinge di pugno. Al 21° ancora un piazzato per l'Alessandria, il primo lo batte Melis ma l'arbitro vede un fallo di mano in barriera e concede un secondo dal limite, questa volta batte Scazzola, centrale, palla altissima. Al 31° Memmo in area, appoggio di testa, una palla d'oro per Lombardini che intuisce con un attimo di ritardo e la difesa dell'Alessandria chiude. Al 35° il Como passa in vantaggio sugli sviluppi di una rimessa laterale di Cintio, abbandona la guardia di Padovano per andare a colpire di testa ma sbaglia, la palla in area è controllata da Memmo che la allarga per lo stesso Padovano, controllo dal manuale e destro che fulmina la Fuenti. Al 5° della ripresa pareggio l'Alessandria, calcio di rigore per farlo di Manzo che falcia Serra in area. Lo batte Scazzola e spiazza Brunner. Al 7° su calcio d'angolo da sinistra Manzo incorna bene ma la palla è alta. Al 20° il Como di nuovo in vantaggio, il 2-0, Lombardini avanza a destra, Taversone che taglia tutta l'area, la difesa non interviene, irrompe Colacone sul secondo palo e firma il 2-1. Al 24° terza rete del Como, la più bella, Lombardini conquista palla a centrocampo, apre di prima per Memmo che scatta a destra, tacco su Colacone che controlla e poi allarga sulla sinistra per Olivares, conclusione in corsa e la Fuenti ancora battuto. Al 26° l'Alessandria può accorciare le distanze, cross teso di Falco da sinistra, Zirafa colpisce bene e la palla si perde di un soffio sul fondo. Al 43° protestano i grigi, Zirafa, agganciato da Centi, cade in area, per l'arbitro è tutto regolare. E al 45° ancora destro di Moro, un metro dentro l'area, Brunner a mani aperte si salva in angolo. Proprio sul finale però gran brutto infortunio a Moro, non ci sono notizie certe ma si sospetta la rottura del crociato destro che vorrebbe dire per lui stagione finita. A questo punto cambieranno forse gli obiettivi di mercato. In sala stampa Pruzzo ha fatto capire di non voler più snaturare i ruoli dei suoi giocatori per far fronte alle esigenze. Quello che cerca è un mediano vero.